Dopo mesi di allenamento, partendo da zero, sono riuscito a coronare il mio sogno, il sogno dell'Ironman 70.3. Nuotare 1,9 km, pedalare 90 e concludere con una mezza maratona. Pensavo di aver raggiunto ciò che volevo, ma il mio istinto mi porta sempre a spingermi oltre, apprezzare le conquiste, ma volerne altre sempre di più. Il sogno dell'Ironman completo è sempre dietro l'angolo, ma voglio godermi tutto il percorso e mettermi alla prova su quello che mi sento davvero di fare. Il nuoto è uno sport particolare, c'è chi lo ama e chi lo odia. Chi ha imparato a nuotare da bambino probabilmente lo ama, chi ha imparato da adulto o nemmeno sicuramente lo odia. Io mi posiziono a metà, ho imparato da solo, tramite i miei errori e la mia continua ricerca nel migliorare. Ecco perché attualmente non lo amo e non lo odio, ma mi affascina tremendamente. Stare a contatto con un ambiente sconosciuto per l'uomo, ma che ci permette di fare imprese incredibili. I miei genitori sono siciliani e da bambino ogni estate andavamo in vacanza giù, in macchina. E il momento più bello era quello in cui si percorreva tutta la Calabria e si arrivava a prendere il traghetto che ci avrebbe fatto sbarcare sull'isola più bella del mondo. Era sempre un momento di gioia ed io non riuscivo a rimanere all'interno. Mi piaceva affacciarmi a guardare quel mare blu intenso, le onde, la schiuma, l'orizzonte e sognavo. Quello stretto di Messina, mai avrei pensato di poterlo fare a nuoto, per le mie capacità è sempre stata un'utopia, ma questi bellissimi mesi di preparazione all'Ironman hanno aperto in me un mondo di nuove possibilità e mi hanno fatto capire quanto i limiti li crea la nostra mente, ma si possono superare con la giusta preparazione e il giusto mindset. Un'impresa che solo i più audaci osano tentare, per portare sempre più in alto l'asticella e spingersi oltre il limite. Preparatevi a vivere un'avventura straordinaria. Preparatevi a essere ispirati.